Buonasera. Innanzitutto Ciao. salutiamo subito il nuovo membro Innanzitutto mi ha fatto un Simon bellissimo Simon Sainz, Sainz. che è il pilota della Ferrari, Sì, Sainz. oppure parente dell'ex presidente del Real Madrid. Sì. Sainz, uno dei due, facci sapere chi sei. Cioè, Infatti già c'ho un po' di l'armadio gente aperto io. c'è. Che fa? Che c'è là? Occhio che c'è gli scheletri nell'armadio, vengono fuori lì. Allora, stasera che si fa? Si parla un po' Niente, stasera così, un po' a del caso. nulla, esatto, si C'è da pontifica mandare sul la nulla. notifica. Abbiamo un ospite stasera, ma non è un Sì. ospite famoso, però un ospite Come no, famosissimo. meritevole di essere in live. Secondo me è il numero uno. Io, come sempre, mi sono già piazzato sugli Champs-Élysées, aspetto la volata finale. E quindi nulla, sono già pronto. Allora, Non si parla di guardate campionati la partita, nazionali. dai, venite qui, che è tanta una partita del cavolo. Si parla di campionati nazionali a crono. Si parla che va bene, sì, parliamo di campionati nazionali. Arriva l'Euro di Eccolo. Baccani, che è puntualissimo. Tutto subito, tutto e Ah, il subito. maiale non gli ho scritto, ma ora dormirà. Mai. Vabbè, provo a scrivere anche al maiale, dai, vediamo un po'. Niente, allora, di cosa si parla stasera? Stasera siamo già in diretta a Tour de France, siamo in ottica Tour de France. Io non ho capito se Piazzano viene o no, Non ho capito nemmeno io. nulla. Ci Ci stiamo siamo lavorando. una trattativa. Allora, favorito secco del campionato italiano. Il maiale, guarda, stasera ora, troppo mi sono dimenticato di chiamarlo, perché lui fa questi orari un po' particolari, perché si allena la notte, dovete sapere. Quindi, allenandosi di notte a questo bioritmo diverso dagli altri, però per il tour ha assicurato che sarà in forma. Allora, io saluterei anche, visto che gli abbonati sul canale, gli ultimi abbonati sul canale Viola, che ce Viola. l'eravamo un po' dimenticati, Seb 19 2 mesi, Sputnik 82 2 mesi, Davide M e basta, questi sono gli ultimi. Va, E grande. Pingre Cot, questi sono gli ultimi che non Bra avevamo bene. salutato. Grazie per la fiducia, insomma, cercheremo di ripagarla in qualche modo, improvvisando come sempre. Allora, qui ci giungono notizie di un Laporte strepitoso a cronometro. Io lo so, Laporte uscirei la ormai è parola dal nulla. strepitoso ovunque, cioè, in qualsiasi Io l'ho campo ormai è un comprato, giocatore io completo. l'ho comprato nella mia lega in Bravo, hai campionato fatto bene, complimenti. Ciao! Te ne pentirai di quello che stai dicendo lassù. Mi Non sembra te, uno adatto Lore. per queste tappe un po' mosse, un po', Comunque no? la Che ti copertina, riesci a di dire. stasera merita, dai, è spettacolo. No, infatti, se avete Bello, notato sì. il logo, dov'è? No, di qua. Se avete Dov'è? notato il logo Continental è perché ora Perché? Ah. riveliamo il codice di ingresso della Lega, che sarà la prima Lega che faremo, speriamo vada tutto bene, la prima Lega con Speciale, diciamo. numero secco di partecipanti, cioè di corridori selezionabili, 9, con 250 200 che fantamilioni. sono di più di 250. Sono 250 di fantamilioni? più, Perché no. Sto scherzando, ah, dai. no, sono 250 e con un under 25, che non deve essere poca, cioè no, scherzo, può No, essere ma uno, chiunque. aspetta, fino a un po', perché questo non l'ho capito nemmeno io. Uno, cioè obbligatoriamente uno oppure Uno. almeno uno? Almeno uno, Infatti, dicevo, mi almeno uno. dicevo, se uno Sì. vuole fare la squadra tutta di giovani, esempio io farò tutta la squadra di giovani. Ho deciso, vado la Lega Sì, Continental, madonna. la faccio così, nella Sì, Lega peccato. Continental. Perché? Così, perché io do fiducia ai giovani, credo nei giovani. Lore, avevo Quali lanciato giovani? il sondaggio, riesci te a vederlo il sondaggio che avevo lanciato? O è andato a puttane? Avevo Sì, lanciato un sondaggio l'ho visto, per vedere. 174 voti. Per ora è in Ma testa dov'è? Sagan. Sagan Dov'è? vince. Ah, sì, Lo vedo vedi? anche io. 177 voti. Non capisco perché dall'applicazione. Io non capisco come mai 300 non sia stato Sagan, votato Laporte. Da 33% dove lo Bernie. vedi? Scusami, dal Come non tablet, sia Mulla? stato Sta Laporte anche. No, dal telefono. A me non me lo fa vedere, come mai vincano gli altri? nei commenti sul canale Hai rosso. votato? È certo che ho Io ho votato. votato, io ho votato, Perché appena ho votato, ma poi mi è rimasto lì. In Da Face dice chi vince la Lega Continental vince quattro gomme e quattro stagioni, ne avrei bisogno.
No, vince una stagione e basta. Però una bella stagione. Una stagione. Sì, sì, esatto, voleva la esatto. Coca-Cola da davanti, dice. Io c'ho, al massimo c'ho una bevanda le lattine imprecisate. Imprecisate. Ok. devo riuscire a capire sta cosa del sondaggio, aspettiamo un attimo, devo riuscire a capire come gestire sto sondaggio da per tablet. Poi parliamo di cose serie, per favore. Ecco, Sagan, finalmente lo vedo. Eccolo qui. Questo per ora è il dov'è? È il sondaggio. No, si è chiuso. Comunque Sagan per ora ha il 40% di non lo so, l'avevo provato così a fare questo sondaggio, si può fare anche sul canale Viola, però ora avevo provato a farlo qua sul me lo sta condividendo anche Camillo. Sì, comunque Sagan 40%, Bennett 31%, Iwan 9%, Laporte 20%, quindi Laporte ha più probabilità di vincere la maglia verde che Iwan. Vabbè, quello è ovvio. È tutto un dire. Allora, con cosa si parte? Guarda, partiamo. Parliamo di cose serie subito. Vai, parla di cose serie, vai. Campionato sloveno a cronometro. Ok. Che è successo? Cosa è successo? Fallo vedere sta Pro Cyclistazio, vai, dal nostro. Faccio vedere una cosa preoccupante. Allora, faccio è vedere. È il vero o un clone? Lo so, sai, perché comunque lui potrebbe essere vero. Boaro potrebbe essere vero. Allora, ha scritto Boaro, dov'è? Non lo so. Non lo so. Dove cazzo ero? No. Mi sono perso, c'è 4.000 messaggi. Ma Boaro, vero, quello vero. Dai, allora dov'è, vieni, Emanuele. Vieni un po' con noi, si tira due cavolate insieme, dai. Emanuele Boaro, ha scritto ciao. Sì, dai. Penso sì, è lui, è quello vero. No, è venuto anche l'altra volta quando hanno risposto. Vabbè, vieni. Dai, io ti mando il link su Instagram, se vuoi venire poi vieni, entra quando ti pare, fai come se fossi a casa tua, esatto, sul divano. Lo sai. Allora, questo è il risultato del campionato sloveno a cronometro, che è importante, perché chiaramente è molto indicativo per il Tour, con Pogacar, che è chiaramente il favorito numero uno, nonché il campione in carica, che ha preso 34 secondi da Trattnik, e poi a 9 secondi è dato Polans addirittura su comunque 37 minuti di cronometro. Poi dietro direi insomma corridori, ho scritto Emanuele su Instagram, rispetto, poi se vuoi entrando rispetto... va bene che non è in forma sicuramente, si sta avvicinando piano piano, ma cioè Pogacar questi qui li deve distruggere, non battere, esatto. Invece prendi 34 secondi da Trattnik, che quest'anno va bene che si sa cosa gli è preso, però... No, sta andando fuori. Baccani dice, Jan viaggia, ha ragione, però... Sì, ho capito, ragazzi. Veramente ma secondo me, ma sarà un po' sovraccarico con la preparazione. Ma anche, anche con una gamba sola doveva vincere di almeno 6-7 minuti di vantaggio. No, dai, faccio per dire, nel senso... Non è quello il problema. Probabilmente Marcello dice che Polans è il nuovo favorito. Potrebbe essere, sì, senz'altro. Jan Polans, no, non mi convince questa prestazione, cioè non mi piace, capito? Poi io mi ero perso un bordello di messaggi, ragazzi. Caso. Scusate, allora. Ragazzi, un po' letto. C'era anche l'abbonati, ragazzi. Abbi pazienza, ma mi sono perso. C'è un sacco di carne al fuoco. Allora, quindi analizzando questo, siamo un po' preoccupati, tra virgolette, perché. Questa è vera, Mulla, questa cosa qui? Non sente buone sensazioni a parole. Che inculato ha preso quest'anno a comprare Wellens? Hai comprato Wellens? Ma nella Lega Nostra? Nella Lega Nostra... No, ce l'hai te? Non me lo ricordo. Se ce l'ho io smetto... Anche Jungels, se mi fa piacere saperlo. Se... Vabbè, Jungels non ce l'ho e non me ne frega niente. Allora, aspetta un attimo, perché guarda, Samuele Bimbi, che è un altro che ci segue sempre... Dice Roglic si il ragazzo della donazione dei 50 fuori. Che succede? Tattica oppure no? Perché oggi è una notizia, l'abbiamo anche ripresa noi sul sito di Fantacycling, dove mettiamo le notizie principali. Per darvi le indicazioni anche in ottica, soprattutto formazioni. Roglic ha rilasciato queste dichiarazioni a RMC Sport, se non erro, qui ha detto non sono io il favorito numero uno per non sono tre favoriti numero uno, ci sono altri corridori forti quanto più di me, mi è sembrata pretattica, però se non fosse così
poi ha detto in effetti io ho corso poco, ci sono altri corridori, però ha scelto poco, ha corso poco per scelta, mi sembra. Grazie, che non scherziamo, no? Dai. No, no, io dico, io riporto, io non è che scherzo, sì, riporto sì, esattamente quello che lui ha dichiarato. Vabbè, ma ormai è mi ha messo un po' le mani avanti. Bocca al lupo, poi... Lorenzo, per l'esame di domani della terza guarderò media. Sempre. Grande. Vai, vai. Grande. Non ti preoccupare. Boh, in terza media. Che cazzo, io me lo ricordo l'esame di terza media. In terza media? O dove ero bravo in terza media. Poi ascolta, c'era uno... Le medie a Fornacese. C'era uno dopo di me che è arrivato Davide. Allora, aspetta, leva un attimo che presentiamo. Chiedono anche novità su Bennett. È arrivato anche Emanuele. Allora, aspetta, leva tutto. Allora. Davide, aspetta un attimo. Buonasera. Eccolo. Ciao Emanuele. Grazie. Tutto improvvisato stasera. Davide, tutto, ti faccio entrare. Allora, aspetta, prima Emanuele, aspetta. Prima di presentare Emanuele, che chiaramente tutti lo conoscete, presentiamo un altro ragazzo, si chiama Davide, e stamani ha fatto una follia allucinante, infatti merita poi veramente... Vi faremo vedere, tra l'altro, perché la metteremo sul nostro canale YouTube, cosa ha fatto, il meglio o forse dobbiamo dire il peggio di tutte le nostre dirette dall'inizio dell'anno a ora. Comunque bisogna dirlo, ora che se io l'ho contato, si è fatto 178 177 ore di diretta, quindi Davide, infatti, è un fuoco. Ci siamo rovinati la vita, cioè, e anche eccolo. Ciao Davide, grande. Ciao Davide, ci senti? Ciao Davide. Io ti ringrazio a nome di Fanta Cycling, perché riguardare 180 ore di diretta e estrapolare i momenti simpatici di tutte le dirette che abbiamo fatto è veramente una follia, che però merita tantissimo rispetto. Sei stato un grande. Non so, mi piacerebbe avere tutto il tuo tempo. Ma guarda, secondo me non è tanto il tempo, è anche la genialità, perché devo dire la verità, non è che è messa a caso tutta quella roba lì, ha un senso. Ma l'ha montato bene, poi lo vedrete tutti perché lo pubblichiamo domani sul canale. Meraviglioso. È un blog meraviglioso, a me la cosa che ha colpito è soprattutto questo, quindi bravo, e molto simpatico anche. Noi del resto ci abbiamo messo del nostro per fare appunto del nostro peggio, però... Però dai, oggi abbiamo visto un po' tutti i video più o meno in simultanea mentre commentavamo su WhatsApp e tutti eravamo lì a ridere. Comunque, Davide, lo conosci Emanuele Boaro, che corre nella Astana? Ci senti Davide? Non si sente l'audio suo? Abbiamo perso l'audio di Davide. Te Emanuele ci senti? Sì, sì, vi sento. È lui che Davide, attiva il microfono, Davide. No. Aspetta, vediamo un attimo. Mi senti Davide? Parla un pochino. Prova, 1, 2, 3, prova. No. Non ti si sente, c'è un problema tecnico. Problema tecnico. Prova a mettere un paio di cuffie, semmai. Prova a mettere un paio di cuffie, magari, se sei dallo smartphone, non lo so. Prova un attimo, oppure a rientrare. Oppure esci. Magari non conosce Emanuele e quindi sta facendo finta di parlare. Il famoso spegni e riaccendi è la soluzione. Nel frattempo che Davide sistema la connessione, Emanuele, qui c'era la chat un po' in subbuglio l'altro giorno perché ti volevano in fuga. Noi ti abbiamo difeso, non sei mai andato in fuga. Discolpati, non so come si dice. No, dai, ci sono dei ruoli a rispettare, te l'ho già detto. Abbiamo fatto testi con Jacob alla Svizzera e quindi era l'obiettivo del fare il podio e ci siamo riusciti. Logico che quando corri con un capitano devi non dico sacrificare, ma devi fare il tuo lavoro. Ma poi può servire la fuga a volte, però lo Svizzera mi sa che era automatica, cioè divideva il pane, cioè era una lotta continua solo a stare in gruppo. Oh, Madonna santa! Che c'è? C'ho l'allergia, come si fa? Invece comunque Fuglsang, ottime sensazioni, soprattutto in vista dell'appuntamento olimpico. E soprattutto il video per il Mullah. No, hai ragione, infatti sono entrato per scusarmi. Il Mullah è lui, eh? No, è lui. Faccio un casino con queste cose. No, ma non mi sono dimenticato, infatti devo...
solo che una cosa, tra una cosa e l'altra, lo Svizzera eravamo un po' sempre di corsa, vabbè, ma l'ho promesso, quindi se te l'ho promesso arriverà, dammi un po' di tempo. Cioè, tra l'altro lui gli fai un regalo come tipo, non lo so, cioè un regalo di nozze, una roba del genere, cioè di questa portata. Penso, guarda, se gli arriva un video di più. Se gli arriva il video messaggio dei Fuzza, butta via la fede, Mulla. Che poi c'è sposato. Ce l'ho, poi voglio dire, non è paragonabile proprio assolutamente. Ma oltre ogni logica. Manuele, oh Davide, ti si sente, bravissimo. Ok, ho dovuto sistemare il microfono. Bravo. No, allora aspetta, Fede ti stava chiedendo di tutto il tempo che avevi avuto per fare, stavo ascoltando, per fare questo blob fantastico. Ma come ti è venuta l'idea? Riguardando le vostre live, poi mi sono ispirato ad uno youtuber che seguo che fa queste compilation. E ho deciso di iniziare anch'io. Questo è il mio primo video che ho deciso di creare, fatto per voi, perché siete quelli che mi hanno fatto ridere di più in questi ultimi mesi, perché posso anche guardarmi 180 ore, ma se voi, cioè, siete voi che create il contenuto che fate ridere. Ti ringraziamo. Vabbè, innanzitutto bisogna fare complimenti ai ciclisti, ovvero a Manuele, che comunque corrono e ci danno, tra virgolette, il lavoro. Cioè, in modo, noi si parla di loro, quindi in primis sono loro, poi ci siamo anche noi, grazie mille. Ah, perché... tutti hanno la loro funzione, tutti. Quindi. Sì, chiaro. Manuele, poi lo vedrai il video, ma è veramente spassoso. È molto molto divertente. E poi montato molto bene con una... Quasi, interface. Quasi. Esatto, quasi. Sono curioso. No, praticamente ha preso tutti i pezzi delle live, quando c'era anche Magrini, ospite, dove più o meno si sono dette qualche cazzata, ecco, qua e là. Però anche lei, Il maiale ti è piaciuto? Davide, ti è piaciuto il maiale? Sì, probabilmente... Insieme a Fede, che dice qualcosa sul Falco Savoldelli, la parte che mi ha fatto ridere di più. La del piccione. Il piccione viaggiatore. No, perché ho fatto una battuta, Manuele, su Savoldelli, che siccome facevo domani c'è ospite, è un falco questo qui. E Mulla dice, no, quello lì è un piccione. Un piccione. Faccio, magari ora Savoldelli sarà un piccione, però prima era un falco. Volevo chiedere, Manuele, ma il passo del San Gottardo è bello farlo in bicicletta? Io non l'ho mai fatto, mica bello farlo con quel pavè. Che sensazione è? Per me è una bella salita, non lo so, in televisione. In televisione è bella. Televisione, Però non è durissima, no, come salita. È abbastanza pedalabile rispetto... No, è regolare, dai. Comunque, una bella salita, dai. Si può dire che è una bella salita da fare. Poi avete trovato anche bel tempo, tra le altre cose. Sì, le ultime tappe, sì, i primi tre giorni era brutto lo Svizzera. Negli ultimi giorni, è chiaro. Dici, sì, no, negli ultimi giorni, sì, no, siete fortunati, almeno andati in bene. Adesso sembra che sia un caldo pazzo, speriamo bene. Davide, vuoi chiedere qualcosa a Manuele? Non chiedere di Fulsang, perché Fulsang è del nulla, capito? Quindi Fulsang non si può toccare. Soprattutto l'hai comprato nella tua squadra? Nella squadra no, in una Lega sì. Manuele o Fulsang? Chi è? Non ho capito. No, Fulsang. Fulsang. Manuele l'ha comprato in squadra? DDC, vabbè. DDC, beh. No, comunque vorrei sapere che gare future farai. Che gare farai, Manuele? Allora, adesso io ho l'italiano domenica su strada e poi ho preparato il tour, ma non so ancora la squadra del tour, sono sincero, quindi spero di fare il tour e dopo il tour, diciamo che adesso è il tour in programma, ma siamo in 9 per 8 posti, capito? Quindi vediamo. Ti posso fare una domanda, Manuele? Io ho visto un video di Alan Marangoni, che tra l'altro l'ho sentito recentemente e verrà ospite una di queste sere. Ha fatto un video un po' di tempo fa sull'alimentazione del ciclista durante le 3 settimane di un grande giro, che può essere il giro, il tour, la vuelta. Sì. Ma quanto mangiate? Cioè, allucinante, mangiate un casino. Ci consumano quante calorie? Allora, devi calcolare che mangi tantissimo, però tutto quasi è calcolato. Tu calcola che ti pesi il mattino e ti pesi dopo la tappa. Cioè, quanta differenza c'è? Cioè, comunque dovete...
dipende da te, non devi superare, mi sembra, 2 kg. Cioè, se, per esempio, se pesi 65 fino a 64 e mezzo va bene, poi devi reintegrare le cose, ma devi mangiare comunque, logico. Viene fatto per controllare, perché poi si fa il controllo del caldo, sei disidratato, si controlla la pipì, ci sono un po' di cose. Però sì, mangi tanto. Se non stai attento, perché tra colazione e mangi in corsa e dopo corsa e la sera, cioè, sembra un matrimonio. dimmi tu, matrimonio per 3 settimane, per dire. Ma quelli del sud Italia, sì. Però no, dai, devi mangiare, ma poi in squadra comunque abbiamo delle persone che ci seguono e vedono quello che mangiano, sappiamo quello che mangiamo, quindi viene tutto calcolato, anche le borracce pesanti, cioè è veramente una cosa tutta calcolata. Però sì. Ma le uova invece, che la mia nonna mi diceva, no? Devi mangiare, la mia nonna mi diceva, devi mangiare al massimo un uovo ogni 2-3 giorni, no? Voi ne mangiate 400 in tutto il tour. Beh, allora, sì, però dovresti vedere quante calorie vengono bruciate durante un tour. Quindi se sommi quello che bruci e sommi quello che hai mangiato, giustamente se non fai quello che fa il tour e mangi quello lì, diventi, penso, non lo so... 120 kg in un attimo, Però sì, devi calcolare che massimo. Sono tappe veramente, poi il tour è il tour, io non l'ho mai fatto, però facendo anche il giro ci sono tappe che consumi veramente calorie che dici, ma è impossibile. Ci sono tappe, l'ultima settimana del giro è tutto il giorno un 4.000-5.000 calorie al giorno. Ti fanno il domandone da $1 milione, chi lo vince il tour? Tanto prima abbiamo cominciato con il risultato del campionato sloveno a cronometro con Pogačar, che è arrivato terzo dietro a Tratnik e Polans, e commentando le dichiarazioni di Roglic, che ha detto: non mi vedo tra i favoriti di questo tour. Cosa stanno facendo? Sono io favorito, infatti. Esatto, si nascondono oppure no? Come la vedi? E soprattutto Carapaz, che l'hai visto da vicino al Giro di Svizzera, può insidiarli secondo te? Ce ne sono tanti favoriti. Roglic è un po' che non corre. Dumoulin ha vinto il titolo nazionale, ho visto a cronometro. Quindi, secondo me, è in crescita Dumoulin. Però penso sia... Che ha corso allo Svizzera, no? Sì. È rientrato, è fresco. E a volte la freschezza aiuta, non lo so. Lui ha già vinto un giro, quindi sa gestirsi 3 settimane. E Pogačar l'ha già vinto, quindi aveva un po' di pressione, ma... penso che sappia anche lui gestirla la mia cosa. Carapaz è andato forte allo Svizzera, però non so Geraint Thomas che cosa, cioè, loro hanno più pedine la Ineos. Non so se è un vantaggio in questo però, caso. Però Emanuele, scusami, Dumoulin non lo fa il tour, dovrebbe essere ufficiale, giusto? Per quanto riguarda la start, so che ci avevo parlato insieme, ma era, non so, che forse voleva fare puntare alle Olimpiadi, ma so che sta parlando con... Sì, la formazione della... Era forse da decidere. La formazione della Jumbo è completa, al momento è già con la spunta verde, e ha Van Aert, Roglic, Tönnissen, Gesink, Vingegaard, Tony Martin, Kuss e Kruijswijk. Allora avevo capito male io, che voleva puntare... Avevo letto Olimpiade e fare il tour con Olimpiade, ma forse ho capito male io. Voi pensate al vantaggio di Emanuele, che durante la corsa chiede a tutti: oh, ma oggi va in fuga, domani va in fuga. Quindi c'è un vantaggio allucinante. Io lo escluderei dal gioco in assoluto. Cosa fai, Arturo? Punti la maglia buona. No, fresca. Abbiamo parlato i primi giorni, sai, era tanto che non si vedeva in gruppo. Io, bene o male, mi piace anche salutare, sapere uno come sta. E mi aveva detto che forse voleva fare il tour per poi fare l'Olimpiade, però voleva vedere le sensazioni del giro, dello Svizzera. Quindi magari, come ti ho detto, adesso hanno cambiato idea sulle cose, quindi non sono in casa. Purtroppo le cose cambiano a volte talmente veloci, magari non ha avuto le impressioni che aveva allo Svizzera, però cioè, lo Svizzera gli ha dato la gamba per vincere il titolo a cronometro. Quindi è stato un errore mio, che mi avevo capito che lo faceva, però giustamente chi lo vincerà lo vedremo a fine del tour. Dumoulin, come l'hai visto comunque al rientro? Come ti è sembrato, al di là della vittoria di ieri?
era molto tranquillo, rideva, scherzava, quindi era un buon segno, dai, visto dopo quello che è un po' passato, quello che è successo. Però secondo me lui sa prepararsi bene, e, ti ripeto, mi parlava che voleva fare anche le Olimpiadi, però non so se poi è nella lista, non lo so, però è un buon corridore, è un corridore, insomma, Dumoulin. Esatto. Guarda, qualche anno fa, Emanuele, io pensavo fosse veramente un corridore che potesse, un tipo Miguel Indurain 2.0, no? Fisicamente, la tipologia di corridore che era. Invece poi si è un po' perso. A parte questa pausa, secondo me lo rivedremo, secondo me. Perché a volte, sai, la pausa, magari lui ha potuto anche permettersi questa cosa, la squadra l'ha permessa, l'ho visto sereno, tranquillo, e ha vinto il sentito nazionale, quindi sai, un po' di morale, un po' di cose, dai, secondo me giusto così, dai, beh, è buono così. Sì, anche per lo spettacolo, insomma, avere sì, un corridore come Dumoulin, insomma, fa piacere in gruppo, ecco, un Dumoulin in forma da spettacolo. Sì. Mollà, volevi fare una domanda che ti avevo interrotto, forse. No, vabbè, per parte di domenica se ne può parlare anche dopo. Chiedono, vedo, di Zaghir, dato che c'è il tour alle porte, quindi chiedono se lo devono comprare oppure no. Come lo vedi? Beh, Zaghir è sempre competitivo, dove lo metti c'è. Yon, però. Sì, Yon. Ma voi a cosa puntate al tour, cioè come squadra, su chi punta? Ma non penso alla classifica, non penso alla classifica, perché comunque è un tour, cioè, ci sono calibri grossi, e ti ripeto, non so ancora bene la squadra come sia, però da come ho capito si va per punta alle tappe. Poi se la classifica a volte la puoi fare, che strada facendo, perché sei lì senza pensieri, ti trovi lì un Yon che magari è lì, e poi la terza settimana sei lì settimo, sesto, e ti giochi la fuga giusta, e a volte può succedere di tutto. A volte invece parti col capitano e fai quinto, cioè, e parti con la squadra. Ripeto, senti, a volte, ma sei libero. No, ti volevo chiedere una cosa io. No, dicevo, ma Fulzang, no, per esempio, che o chi punta alle Olimpiadi si ritirerà prima, oppure lo finiscono il tour? No, io penso che tutti vogliono finire il tour, non penso che ci sia qualcuno. Quindi che tu, però, siccome ci sono veramente pochi giorni di. Sì, però di, come ho capito, staff, hanno, no? Fanno, restano nella bolla, altrimenti devi uscire, è un po' un casino, secondo me. Manuele, l'hai notato lo sguardo del Mullà come è cambiato appena ha nominato Fulsan? Guarda, no, come è diventato. Non è quella, era una domanda in generale su chi fa. No, era una domanda in generale su chi fa il tour e poi punta alle Olimpiadi seriamente. Che ne so, un altro Kung, no? Faccio un esempio, che punta la crono, però fanno il tour. Perché avevo sentito un'intervista tempo fa che diceva che per preparare bene le Olimpiadi uno dovrebbe ritirarsi una settimana prima dal Tour de France. Vabbè, sì, beh, allora magari, ok, può essere, però io penso che chi farà il tour lo farà fino alla fine, anche perché poi c'è un charter che parte direttamente da fine tour. Cioè, secondo me una squadra che dice porto un corridore che poi mi va a casa la seconda settimana, che magari posso vincere il tour, non lo so, sai, anche perché se va a casa fa gente di calibro, perché non è che vado in piede qualcuno scarico, di scarto, sì. Quindi lo finiranno, via, secondo te finiranno tutti? Sì, però la domanda secondo me dovrebbe essere un'altra: conviene più fare un tour in crescendo o in calando per puntare all'Olimpiade? Ho messo in difficoltà, eh? Vabbè, crescendo, ma comunque chi è preparato, chi ha l'obiettivo Olimpiade sa che farà il tour per arrivare all'Olimpiade, non vai a fare il tour. Poi magari si strada facendo, ci sono sensazioni strane, allora magari uno dice, guarda, preferisco, parlando con la squadra, dicendo preferisco andare a casa, ma vai comunque a casa a riposare, ma non lo so, ti ripeto, penso sia stato programmato da tempo questa cosa. Quindi uno ha avuto un po' di tempo in più per pensare, dire faccio il tour, faccio il giro, faccio così. Io penso, faccio un esempio, parlo per l'Italia di Ganna, che farà, sta facendo, domani farà la cronometro degli italiani, poi farà la strada, non so cosa sarà il suo avvicinamento, però hanno già programmato di o farò il tour, o farò così, o farò i miei programmi. Certo. Quindi io penso che tutti, quasi nessuno parte per dire vado al tour per poi ritirarmi, però così, visto che comunque sei in buoni rapporti, probabilmente l'avrai anche sentito, come lo vedi invece Vincenzo? Sai, Vincenzo, gli obiettivi che lui punta ci arriva sempre pronto, questo è poco ma sicuro.
Però ancora che... qua non si è capito se lo portano o no all'Olimpiade. No, guarda, ho visto anch'io un po' di discussione riguardo che Nibali dovrebbe scegliere lui, il livello CT, così, però sai, manca ancora tanto. Da qui a lì tutto può succedere, c'è la condizione. Bisogna capire a che punto era lui quel discorso della condizione, di dire no, io non facendo il tour mi so allenare e arrivare pronto, oppure, ripeto, bisogna capire com'erano i suoi programmi. Lui ha avuto la sfortuna di cadere, fare un po' di cose, quindi ha fatto il giro un po' inseguendo, è stato criticato, però nessuno, tutti si dimenticano che ha fatto magari 10 giorni senza la bici prima di fare le... Sì, infatti. Lui so che sa che sarà la sua ultima Olimpiade e quindi vorrebbe esserci e penso onorarla e come ha sempre fatto. E farla anche al meglio. Davide, volevi chiedere qualcosa? Beh, lo dovrebbero portare Nibali. Cassani lo dovrebbe portare Nibali. Beh, comunque, cosa ha detto Nibali? Io penso che se lui abbia, penso che se si sente di non essere in grado di, non andrebbe all'Olimpiade, perché comunque sa che poi sarebbe criticato. Tu lo sai che quando vai a fare una corsa, se stai bene, se stai male, lo sai, più o meno male, penso che decideranno a breve per programmare appunto l'avvicinamento. Questo è il mio pensiero. Okay. Però sai, Nibali è Nibali. Squadra, eh. Nibali è Nibali. Quindi, anche, esatto, magari comunque anche se non è al top della condizione, certo, però è uomo squadra, no? Sì, sa fare anche sa fare il lavoro del gregario, quindi non è che quindi stiamo parlando di Nibali, quindi magari dice "Oh, ci vengo a disposizione di un ruolo", non ricordiamoci nessuno ha la sua esperienza. Caruso può vincere il giro ed era la seconda punta perché si pensava a Bilbao la terza punta, Landa Bilbao. Se uno pensa alla terza punta, e per poco vince il giro. Quindi, se uno sta bene, dice io vengo. Poi, se sto bene in corsa, posso passare la palla. Quindi, secondo me, tutto può succedere. Nibali sa dire sicuramente a Davide, il CT, sto bene, voglio venire, oppure lascio il posto. Non penso che lui voglia andare lì a farsi un viaggetto. Quindi, per me, se c'è, è perché parte. Quando mette il numero sulla schiena, lui è uno squadra. Anche perché Alejandro Valverde ha dimostrato che comunque in età adulta, in una gara di un giorno, qualcosa si può sempre fare. Quindi, sì. Valverde ha vinto un mondiale. Guardiamo Rebellin, che arriva ancora decimo. È arrivato decimo l'altro giorno su Montegrappa. Infatti, fenomeno. Allora, intanto Emanuele, ti saluta il nostro fedelissimo Lore Germanino, che domani è l'esame di terza media, vuole un in bocca al lupo anche da parte tua. È il nostro meme generator. Bene, bene. Chi la... Emanuele, chi la... siccome ora chiudo il sondaggio, chi la vince la maglia verde al tour, secondo te? Dipende le fughe, dipende. Sagan ha fatto il giro, Bennett aveva il problema al ginocchio, Ewan magari è un obiettivo per lui, infatti vedevo che era quarto e poi c'era un altro. Sì, la Porte ma era quasi uno sfizio, ecco, non vedo. In realtà è De Mar forse il quarto contendente. Sì, 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 De Mar. Sì, sì, può essere più... però sai... non lo so, è una domanda un po'... Io credo nella doppietta Sagan. Secondo me farà un exploit che nessuno si aspetta. L'anno scorso ha vinto Bennett, però, Davide. Sagan ha vinto 7. Già 7 prima... L'anno scorso ha vinto Bennett. E poi sì, prima Bennett ha interrotto il dominio di Sagan, no? Sì. Però sì, Bennett è confermato al tour. Non... Non si sa ancora. Sì, sì, capito... sì. Quindi non c'è Cavendish? Forse, vabbè, dipende, potrebbero portare tutte e due se non si fidano, però comunque Bennett c'è, a 99 su 100 c'è. Ancora per, non è ufficialissima, non è quella spunta verde. Comunque ha superato gli esami. E quindi... Sì, dovrebbe essere Cattaneo, De Klerk, Ballerini, Morkov, Bennett, Asgren e Alaphilippe. Questa è la comunque questa cosa del ginocchio di Bennett, vedi, ha fatto un po' calare l'appetibilità di Bennett, perché su 300 voti comunque Sagan ha vinto 41% contro il 32%. Vabbè, c'è sai, vuol dire che Bennett è in forma da mesi, cioè Bennett è in forma da marzo. Ha subito vinto quest'anno. Poi c'è quindi... l'incognita dell'infortunio, anche se va, magari poi potrebbe tornare l'infortunio, non so. Chi è la ruota più veloce in gruppo, Emanuele? Cioè, secondo me, a prescindere dal ginocchio, è Bennett quest'anno in assoluto. Sì, comunque hanno una squadra praticamente... Se tu guardi, Cavendish è tornato a vincere e ha dichiarato che Morkov, l'ultima pista,
come qualche anno fa Ricciese era l'uomo che ti lasciava lì e chi era a ruota sua vinceva la volata sicuro. Infatti. Quindi hanno una squadra forte perché hanno fatto i nomi prima. Cioè, sì. È una squadra sì. che sicuramente il loro obiettivo al giro sono venuti per vincere con Renko e magari l'obiettivo maglia verde è fattibile, anche se le voci che cambierà squadra non so se possono cambiare i piani, perché sai. Eccola qua, la squadra, la vediamo. Marco per vincere anche lui. La squadra della De Chioni che è questa, appunto, che abbiamo detto prima, è oggettivamente una squadra di livello, con Morkov poi sicuramente è il miglior apripista al momento, poi Asgren che è andato fortissimo nella prima parte di stagione, insomma anche Cattaneo ha fatto bene nelle ultime corse. No, secondo me domani va a podio, domani alla Crono. Bene. È interessante questo ragazzo, infatti io l'ho preso nella nostra Lega. Che e Fede stai ancora rosicando, perché ora non si può più dire niente che qui vado tutto. Questi ragazzi li premio, giusto così. Ma domenica chi è il favorito? Domenica? Allora, Manuele Boaro, saresti un personaggio se dici io. Magari, io, scusa, la vittoria sarebbe bella. Guarda, ti dirò, ci sono corridori che l'italiano lo sentono veramente come un mondiale, tipo un Visconti. Ulisse è andato forte in Slovenia, quindi vinto l'ultima tappa. Secondo me ha fatto il giro, era un po' indietro e di condizione è buono. Colbrelli ho visto che è andato fortissimo, ma era in altura, quindi lui deve puntare un po' al tour, però va forte sicuramente Colbrelli anche lui. Però è un percorso duro, è il percorso del finale del mondiale, come hanno detto. È duretto, infatti sarà dura per i velocisti, chiaramente sono tutti tagliati fuori, magari Sonny, non lo so anche se lo farà. No, Sonny se sta bene, secondo me può dire la sua, perché l'ho visto a Romandia. A Romandia andava. E lui c'è sempre lì vicino, però Ulissi secondo me è un favorito. Guarda, io ti faccio anche questo nome per l'italiano, è uscito anche il nome di Bettiol, anche Rebellini. Simon Sainz, che era il nostro nuovo abbonato, ha detto anche Bettiol, che in effetti ha vinto quella bella tappa al giro. Però Bettiol pure da solo, mi sa, tu quanti sono? C'è anche quello, Cioè, al conto avere la squadra che ti tiene devi correre sui ruote di qualcuno che ne so, che devi puntare qualcuno. Io un po' che non vedo i miei compagni, quindi non ho più parlato, ma so che Sobrero e Fellini fanno la crono e poi faranno anche la strada, e anche un Fellini ha fatto il giro, visto che ha fatto l'Adriatica Ionica, insomma tutto può succedere. Poi in un finale si guardano un po' i big e che ne so, il settimo che non è magari, però parte l'italiano, partiamo tutti tutti partono che lo vogliono vincere, quindi dicono anche Kovi, tanti nomi escono fuori, sì, anche lui si è comportato bene, però Kovi sai, è in squadra con Ulissi, la squadra si può correre per lui, dai, devi fare una tattica, non è che puoi dire ok chi c'è ale poi ti può essere esatto. Punto di dire ok ce l'ho lì in fuga, non tiro e la fuga si guarda, tutto può succedere. L'italiano è un po' una corsa che tipo Bettiol dice, io sono da solo e sto già una ruota, punta due o tre che può secondo lui far bene e ti portano all'arrivo. Sì, poi non è del tutto magari uno svantaggio il fatto di non avere la squadra, se uno sa correre bene sulle ruote altrui magari non ha mai l'obbligo di tenere la gara. No, per una volta essere in meno è meglio, perché dice noi siamo in tre, cosa fai? E dici non posso, E quindi le squadre che sono più numerose devono prendersi la responsabilità, tra virgolette. Poi alla fine comunque sei sempre uno contro uno, magari sulla salita finale, ecco, quindi... Però lì in effetti avere... Non lo so come sia il famoso Roccia, perché anche lui, sai... Anche Formolo. Dicevano infatti anche il nome suo, Deggio faceva il nome di Formolo. Guarda... Speriamo bene. Va bene, dai. No, comunque datemi una mano, ragazzi, un secondo. Sto provando a fare chi vince la maglia Pua del Tour de France.
Io ho messo due nomi, O'Connor e alla Filippo. Chi metto? La porta. Anthony Perez. Perez, alla Filippo. Lore, Davide, te che dici? Maia Pasca. Barghile. Barghile ci sta. Ce n'è quattro di nuovo, ne posso mettere più, ci metto solo quattro. No, Rolland non la vince la maglia Poa, Massimo Barghile. Rolland non vince nessuna maglia Rolland. Ma Quintana andrà in fuga per prendere la maglia Poa? Ci sta, io sono d'accordo con Davide. Chi? Quintana. Quintana, può darsi. Quintana. Che quindi... va veramente piano. Ma ha lanciato il sondaggio, dai. Bravo. Allora... l'ha lanciato su, sì, ragazzi, sul canale rosso. Io vi lascio che vado dalle timbre, se no. Ma sei a casa, sei adesso oppure sei in qualche ritiro? Dove sei? No, sono a casa, vado, penso via dopo sabato vado all'italiano a Imola. Ok, quindi sono in Veneto dei miei genitori. Sono venuto a usare mio papà più dietro a moto. fatto bene. Ma è giusto, noi tifiamo per te, Comunque grazie. Vada, noi tifiamo per te. Dai, io vi seguo quando grande. Vedo. Infatti, un abbraccio, Emanuele, grazie. Appena avrò il tempo non mi dimentico. Ma tranquillo, Emanuele, non ti preoccupare, noi non ti preoccupare. Dai, buona continuazione. Grazie. Ciao Emanuele, grazie. Ciao. Luis, Davide, ti abbiamo messo anche accanto a un corridore. Che onore, allora, ho scelto la giornata giusta per mandarvi il video. No, va benissimo. No, non vediamo l'ora di metterlo, perché oggettivamente, guarda, avvertiamo tutti, è qualcosa di veramente spassoso, quindi siamo contenti. La chat dice alla Filippo, quindi credono sì. Alla Filippo. No, alla Filippo, guarda, allora mi sbilancio, via, ho deciso. Prova a fare classifica alla Filippo. Bravo. Alla Filippo ci prova a vincere il tour. Ci prova. Io sono convinto. Meno 5. Prevedo un meno 5. Sono convintissimo, perché ho sentito qualche dichiarazione. Non è che vince, prova a vincere. Sì, non è che vince. Veramente. No. Ci prova. Ho sentito qualche dichiarazione sotto banco. È passata un po', cioè sotto traccia, diciamo, che è passata un po'. Dagli organizzatori del tour, anche Prodom, il fatto che rinunci alle Olimpiadi, sono tutti segnali, no? Dicevano che quest'anno il percorso è adatto a lui, che vada bene così a cronometro, ora resta lo sviluppo. Sono tante piccole cose che, se le metti insieme, capisci che lui quest'anno ci prova. Fallirà probabilmente, però... il suo obiettivo, purtroppo, e dico purtroppo per lui, perché sapete, no? Sapete la malattia. Appunto, vedi che Davide ha già capito. La malattia è quella, e se lo prenderà... dice che sarà dannosa per lui. Vincerà, ma vincerà sempre meno classiche, purtroppo. Più che altro, però, è che ha un peso abbastanza grande da portare, che è quello... il fatto che un francese non vinca all'85, e ora hanno puntato, comunque lui è il corridore, è il corridore francese più forte, e quindi questo, gente, io che sono qui in Francia sento le voci dei francesi e dicono questo, posso confermare che sarà così. La porta. Tra l'altro, volevo fare Caccamo, no? Ovviamente quando c'è Caccamo che c'è la cravatta dello stesso colore, ma non c'è niente, ho trovato questa cosa qua verde. C'è Baba Yaga che devo prendere una cravatta anch'io, tipo per far cacca. Però... ha fatto una domanda abbastanza cattiva. Chi ha le palle di schierare Craig Anderson Sorum? Sorum Craig Anderson. La DSM non si schiera. Fino alla fine mai. Anche Hirschi. Allora, Lore, io direi di far vedere la Lega Continental, che dici? Allora, faccio vedere prima il carosello, diciamo, così vediamo un po' nell'ordine le varie cose. Allora, Davide, riesci a abbassare leggermente l'audio? Allora, questa Lega
per partecipare chiaramente alla Lega Fanta Tour Continental dovrai scaricare l'app, chiaramente registrati con una delle seguenti modalità che vedete, molti di voi lo sapranno già, quindi con l'account Google, Apple o Facebook, oppure l'indirizzo email. Prova, quindi 1, 2, 3, prova. Questa, questa te, è stai, te stai ascoltando noi da YouTube oppure da... No, no, è il problema del microfono che fa eco. Se metto troppo alto il microfono fa eco, però vi sento un po' bassi io, quindi vabbè, devo aguzzare le orecchie. Allora, detta la prima slide... Giusto un pochino, abbassa giusto un pochino. Detta della prima slide, che era quella più facile da comprendere, andiamo alla seconda, che è quella appunto per iscrivervi al Fanta Tour di Continental. Eccola qua, immettendo questo codice. Questo è il codice ufficiale per il Fanta Tour, la Lega Fanta Tour Continental. Leggi l'onore. Quindi segnatevelo bene, P0. Aspetta, lo metto in chat. Capisci che è zero, però benissimo. P0, no, poi quando vanno a digitare quello è P0BT4CLD nello spazio apposito, quello appunto che viene indicato nell'applicazione per unirvi a una Lega. Quindi andate a Unisciti a una Lega nel menu a tendina in alto e questo è il codice. Ve lo ripetiamo, P0BT4CLD. Poi chiaramente ve lo faremo rivedere tante volte, sia nelle varie nei vari social di Fanta Cycling, metteremo un apposito articolo sul sito, faremo anche un video tutorial, insomma, questo è il video che giustamente abbiamo inserito anche nei commenti, il codice P0BT4CLD per partecipare. Non ci saranno limiti, giusto Fede, di partecipanti, quindi questa è una novità per quanto ci riguarda. Il premio della Lega del Continente ha messo in palio una replica della medaglia del vincitore del Tour de France, quindi ancora noi non l'abbiamo vista, ci devono arrivare le immagini a breve. Dovrei cliccare sulla Lega privata, ma comunque si vincerà una medaglia del Tour de France, che è la replica della medaglia del Tour, quindi insomma sì. È comunque un bel premio, una bella come se corresse davvero il Tour de France, quindi comunque sicuramente è un qualcosa di bello che vi potrete... Ripetiamo, 9 corridori, 250 milioni. E quindi poi sei pronto, una volta fatti tutti questi passaggi e inserito il codice, per creare la tua squadra, quindi clicca poi su Crea Team, crea il tuo team, molti di voi lo sapranno già, per chi ci segue invece per la prima volta lo scoprirà sulla nostra applicazione Fanta Cycling, che potete scaricare, ricordiamo, sia dall'Apple Store che dal Google Play per i vari dispositivi. Ricordo, dovrai scegliere 9 corridori, solo 9 saranno, con un budget di 50 fantamilioni, con almeno un under 25, non 3 quindi come è la regola per i 30, ma almeno uno sui 9. Si potranno fare cambi pure una volta fatta la squadra, non si può più cambiare. È questa la squadra, giusto? È questa qui? 9, certo, 9 secchi, ragazzi. Quindi è come tirare un calcio di rigore. Guardate che 250 fantamilioni, tanto parliamoci chiaro, onestamente, ragazzi, tutti vorranno prendere Roglic e Pogacar, ok? Se voi prendete quei due lì, già praticamente quasi metà del budget è andato a puttane. Giusto così, potrei usare proprio un francesismo come appunto... Cosa, Davide? Io credo che uno dei due non lo prendo. Addirittura. Vedi, questa potrebbe essere una tattica. Scelta coraggiosa. Va fatta. Prendo più uomini medi che magari faranno non prendere Fools e Benoit, perché guarda, lo dico subito, ti andrai a finire male. Se scegli quella tattica dei medi, dipende, perché... Prendo Landa, Buchmann, Soler, tutti quelli lì che faranno incidente andranno fuori. No, dai. No, ma beh, infatti questo ci pensa il Mulla, fa questa... No, quello ci pensa, tanto c'è la squadra mia della Lega che poi vi fornirò, quindi basatevi anche su quella per evitare incidenti. Chiaramente al Tour ora vi consigliamo di fare la formazione quando ci saranno il più possibile, però sì, noi sappiamo ora, però aspettate qualche giorno. Chiaramente però ci sono dei corridori che a meno di cataclismi siamo stra sicuri che faranno il Tour de France. Poi ci sta anche che uno possa avere un inconveniente e non partecipare qualche giorno prima, non lo so, però comunque sia... Bisogna avere pazienza. Esatto.
Però insomma, iscrivetevi a questa che è una cosa bella, direi, che abbiamo fatto questa lega, questa collaborazione con Continental, che è un brand importante, e ha deciso di mettersi alla prova con tutti noi, quindi di divertirsi con Fantacycling, di giocare, di appunto creare una modalità un po' particolare, Italia replica del Tour de France, quindi non è decisamente un premio da sottovalutare, anzi molto molto prestigioso. Davide, sei pronto tu per la Lega Continental? No. Onesto. Però viva la sincerità, ma hai tempo per prepararti e per unirti alla Lega. Sì, le vostre dirette mi aiuteranno a togliere qualche dubbio. Ma sì, vabbè, poi man mano che andremo avanti anche le start list saranno sempre più definitive, quindi insomma potete giocare. Però insomma, se vi sentite pronti, fatela subito la formazione, senza paura. Magari la vostra audacia sarà premiata così. Quindi questo per quanto riguarda la Lega, non c'è da dire altro. Fede, tra l'altro faremo anche un video tutorial, giusto, nei prossimi giorni, per farvi vedere tutti i vari passaggi. Per chi non ha ancora grande dimestichezza con la nostra applicazione, magari gioca da poco, vi diamo tutto l'aiuto possibile. Seguite come sempre anche i nostri appuntamenti, le nostre news, non soltanto le dirette su YouTube dove vi diamo tutti gli aggiornamenti, ma anche attraverso le news sul sito, i canali social, Facebook, Instagram e Twitter, insomma, chi più ne ha più ne metta, potete informarvi. Noi cerchiamo di facilitarvi la vita il più possibile. Poi Sputnik ha detto una cosa interessante: preparazione della squadra sempre la sera prima, la mattina della partita, del giorno stesso. Tanto abbiamo notato che abbiamo perso tipo 50-60 persone. Secondo me, se avete coraggio, potete andare. No, secondo me ora la gente ha abbandonato la diretta e è andata subito a iscriversi alla Lega, perché se tipo c'è stato 50 persone che sono scomparse. Sono andati tutti a iscriversi alla Lega. Vabbè, buono, dai, segno che abbiamo fatto una buona comunicazione. Allora, nella Maglia Pua abbiamo alla Filippo Connor che se la giocano, 132 voti, 39%, 38% alla Filippo, 32% Connor. Quindi non la vedete, alla Filippo non c'è niente della Maglia Pua. Alla Filippo c'è un Bouchard secondo. Assolutamente, così. Quintana però è un nome interessante, perché magari Quintana potrebbe avere, però non, il problema è che anche lui in salita quest'anno va in discesa, come YouTube si è bloccato, anche lui come il maiale di Selvatelli fa le salite in discesa. Ragazzi, ci vedete sul canale rosso? Comunque andare bene. Ci vedete sul canale rosso, ragazzi? Ah, si è bloccato YouTube, visto? Bloccato. No, canale rosso. Colpa di Webidu. Webidoo, vedi, un pezzo. Ma io vedo qua, io vedo, non mi si è bloccato. Boh, vabbè. No, allora, si è bloccato, bloccato tutto. Si è bloccato, sì, ora si blocca, dicono, ma ora mi sembra che sia tornato tutto regolare. Cattaneo come non è un rischio, chiedono, fanno già domande sulle formazioni, giustamente. Poi ricordiamo, faremo un'altra diretta giovedì prossimo, un'altra diretta che sarà proprio quella a ridosso del Tour de France, quindi faremo anche la formazione con voi, insomma tutto quello a cui vi abbiamo abituato in questi mesi, quindi ci sarà anche lì saremo a ridosso e quindi vedremo gli ultimi consigli. Vi ricordo, non so se qualcuno di voi se l'è perso, di andare a vedere anche il video analisi delle tappe che abbiamo messo sempre sul nostro canale rosso, che tra l'altro può darvi uno spunto su chi prendere o su come bilanciare la vostra squadra. Senti, fammi rispondere un po' a quella domanda lì che mi hai fatto. Sì, vai. Dejo, aspetta che lo vado. Domanda insidiosa. Non la trovo, come si scrive? Chi è questo lì? Dejo. Dice, ancora 12 cambi. Mi conviene scambiare Hamilton o Woods per Uran farà la Vuelta, quindi no, Uran fa il tour. Ora parliamo di tour, ma in teoria forse fa anche la Vuelta. Senti, Hamilton o Woods, però cioè quindi deve sceglierne uno, no? Hai avuto gli Woods, Hamilton o Woods, io ora a questo punto
tenterei il tutto per tutto, tanto 12-11 non cambia un granché, scambierei Hamilton per Uran, non Woods, perché secondo me Woods, anche se in classifica magari arriverà un po' indietro, comunque farà tanti punti in montagna, quindi Hamilton lo vedo un piazzato, però senza grandi risultati, diciamo, per il gioco, per il gioco. Quindi lo vedi oltre la decima posizione, tipo in classifica generale. O comunque anche se arriva ottavo, no, però magari nelle tappe arriva ottavo, nono, qualche volta, però che magari non faccia chissà quali punti, capito? Invece Uran ci potrebbe stare perché è una vera scommessa, capito? Cioè, ci sono dei corridori interessanti, Woods, no. Secondo me, guarda, vi faccio vedere due nomi di fila. Uno è questo, ora non so se è per la maglia Puan, ma questo è interessante, e anche quest'altro. Perché Bissinger, secondo me non si limiterà solo Bissinger, non si limiterà solo alle due crono, se va al tour credo di sì, ma c'è nella start list, sì, c'è provvisoria, è un fugaiolo. L'ho fatto anche alla Liegi, mi sembra, comunque in qualche trittico dell'Ardenna, allo stesso giro di Svizzera è andato in fuga, sì. Quindi è ancora provvisorio la EF, ma Bissinger è da schierare, più che altro. È da schierare. E Padun potrebbe essere un uomo, no? Che uno dice O'Connor, Padun, tutti quei corridori che... Anche perché guarda un po' la Bahrain, vai, guarda la Bahrain. Eccola qua, guarda. Leggo nel pensiero. Guarda, sono Nicole Brelli, il resto... Beh, Jack Hague forse. Comunque è una buona squadra. È una squadra in cui non si capisce niente. Né chi è il capitano, chi tira, né chi è, appunto. Chi è che tira? È una cozzaglia, secondo me. Comunque, vabbè, mi sbaglierò. Però, come tutte le cozzaglie. Una cozzaglia di buoni corridori, direi. Sì, no, ma non stavo dicendo in senso negativo sui corridori. Però come squadra non ci vedo. Imprevedibile. Senso, capito? Imprevedibile. Giustamente il Mullah dice una squadra, no, al tour, una squadra che non ha un faro come Roglic o Pogačar. Anche secondo me, come dice il Mullah, dovrebbe essere una squadra più equilibrata. Invece qui sono tutti corridori medio forti, diciamo, però tipo Teuns è un anno e mezzo che non si vede. Padun sta uscendo ora, però incognita 3 settimane. Pols punto interrogativo. Moric al ritorno dalla carosa del giro, no. Anche lui punto interrogativo. Jack Hague ha fatto bene, benino, ma sulle 3 settimane non ha mai dimostrato ancora niente. Bilbao lo stesso. Bilbao è stato, viene da un giro, quindi giro tour alto livello, a parte Dio, non è che ha fatto un giro ad alto livello. No, però Bilbao, sai, ora non dico che potrà fare, però col fatto che il cronometro va bene, magari qualche punto lo potrà anche fare. Sì, qualche punto, però non c'è... Guarda, l'unico è Colbrelli che, capito, punterà le sue volate. Ma chi l'aiuta, Colbrelli? Quello è il fatto. È sempre la stessa storia. Vabbè, non è ancora definitiva. Secondo me qualcuno di questi salta, ti dico la cambierà, verità. Esatto. Però non ha senso questa formazione qui, perché nessuno tirerà per nessuno. Sarà così. Tatticamente, invece, guardate, allora, le scoriamo un po' tutte. E c'è questo grande, un po' questo dilemma, l'abbiamo anche fatto vedere in una news ieri. Alla Ineos, alla fine... chi sarà il capitano? Grande squadra, Baccani, grande. Perché Thomas è quello in teoria designato, però Carapaz visto al Tour de Suisse e anche Richie Porte visto al Delfinato non meritano forse di avere più chance anche loro? Cosa ne pensate voi? Io dico Carapaz. Carapaz, sì. No, ma qui qualcuno deve tirare, quello è sicuro. I muli saranno. Siccome Castrovieco, Kwiatkowski, Dennis e Guggenhardt. Loro sono stati tutto l'anno, cosa hanno fatto la Ineos tutto l'anno? Ne hanno sempre risparmiati due. Cioè, non hanno mai usato tutti i gregari. Sì, vero, anche a giro Martinez l'hanno sempre risparmiato per Bernal, Porte prima con Thomas. L'hanno sempre usato i due. Yates e Port al Catalunya, dov'erano? Quindi cosa rifaranno? Rifaranno probabilmente la stessa storia. Solo che qui ce ne sono 4 di potenziali capitani e quindi 2 devono saltare. E saranno Porte e Guggenhardt. Perché non vedo come... Se no, se in 4 non tirano, anche questa è peggio della Bahrain. Però ti dimentichi una cosa, eh. È vero che loro, come tipologia di squadra, sono squadre che prendono in mano la corsa e va bene, ma in questo tour non partono come favoriti. I favoriti sono altri.
Quindi ci sta che vedremo una Ineos che gioca di, in maniera diversa a questo punto. Magari perché alla... ricordati che te vedrai di solito, come sono andati gli ultimi tour, solo maglie gialle davanti e nere, con scritto Jumbo davanti. Sì, no. Quella sarà la dinamica di corsa. Quindi la Ineos, secondo me, giocherà un altro tipo di Tour de France. Non lo so. Nella Lega Continental ci sono già 55 squadre, quindi siamo già carichi, eh? Io aspetto l'ultimo giorno a farlo, e se vinco la medaglia ve la porto in live. Diciamo anche che abbiamo novità anche per il Tour de France del campionato, che anche lì sarà premiato. Possiamo già svelare un attimo. No, allora, sveliamo che ci sarà sicuramente probabilmente una maglia gialla che Fantacycling regalerà al primo, come abbiamo regalato una maglia rosa che ancora deve arrivare al vincitore. Arriverà. Sì, regaleremo anche una maglia gialla al vincitore, e stiamo mettendo a punto con uno sponsor per premiare ancora i primi tre il podio del Tour de France. Come abbiamo fatto al giro. Con una cosa simile, ma forse un pochino diversa, la vediamo. Quindi la prossima diretta sicuramente vi sveleremo anche il campionato, le premiazioni. Poi Davide, mandami l'indirizzo su Telegram o sulla Gmail, mandami l'indirizzo di casa che ti spediamo il cappellino di Fantasy, che mi sembra il minimo, no? Dopo che hai fatto questa roba che veramente... Capito. C'è sempre da mandarlo anche a Baccani, come me lo sono dimenticato. Sì. Baccani, c'è da mandarti il cappello. Aspetta dell'altro da mandare. Ragazzi, purtroppo io non ho nemmeno tempo di respirare. Come si fa? Allora, c'è un po' di domande che volevo riprendere. Chiaro, qualcuna... Comunque, allora, il sondaggio, vediamo un 36% Connor e 36% la Filippo. O'Connor comunque ha un buon credito, ci sta. Quando ci sta, perché chiaramente sì, ma nulla, in quella squadra lì c'è tre nomi interessanti, c'è Nampeter, Parepentre e O'Connor. Interessanti a modo, cioè, no, interessanti per le fughe, per i punti, per qualche vittoria di tappa. Sono tre nomi interessanti quelli lì. Io non do per scontato, anche se ci sento per O'Connor, non do per scontato che punteranno su di lui. Per me sarà una squadra all'arrembaggio quella lì. Sì, ma è chiaro, ma non sono in grado neanche di puntare su qualcuno. Dovranno andare. Aspetta, se non ha fatto nulla sto anno. Ha fatto veramente poco. Nampeter. Sì. Con Van Avermaet, per chi tira, quindi la vedo una testa dura, diciamo. Vale lo stesso discorso per il Giro d'Italia con gli italiani, che rinascono. Artur, i francesi, infatti. Artur. E non Peter, però è belga, quindi secondo me potrà fare molto bene. Poco. Invece Parepentre, secondo me, allora, da quello che si è visto fino al Delfinato, non è a livello di O'Connor in salita. È più giovane, chiaramente. Secondo me lui sarà un po' la mina vagante della Cetosel. Secondo me va allo sbaraglio, a caso attaccherà. Comunque è uno che in salita va, non è che... Però, quindi... ad esempio, Parepentre, che in salita è bravo, l'anno scorso io l'avevo preso nella nostra Lega, e anche in campionato mi sembra, fece un tour abbastanza buono, ma abbastanza anonimo, cioè non attaccò né però prese grandi distacchi, fece tipo una classifica generale però di secondo profilo, arrivò tipo oltre la 20ª posizione, se non sbaglio. Vedremo, magari... Invece farà un tour d'attacco e proverà a fare delle fughe. Però potrebbe essere anche un corridore che, ora non dico che avrà velleità di classifica generale, perché magari la sparo grossa, però proverà perlomeno a fare una Parepentre. L'anno scorso non ha fatto fughe. Ora ti dico come generale, ma che classe... sedicesimo. Capito, per quella posizione lì. Perché l'anno scorso, nel 2020, te lo vado a far vedere. No, guarda. No, dici di no. Vabbè, io l'avevo preso per il Giro d'Italia e era arrivato infatti 16° in classifica generale. Quindi, ragazzi, potrebbe magari fare le fughe come detto voi, oppure l'anno scorso è stato 16° al Giro d'Italia. Questo è quanto. Con però un trattamento di rilievo, cioè 21°, 18°,
È un giovane, quindi no. I giovani ormai si è capito che fanno una stagione, dopo una stagione pessima magari ti tirano fuori la stagione. No, ma non è mica, ma non è mica andato male l'anno scorso, sedicesimo al Giro d'Italia è andato bene, è del 96 e poi repentro, però vabbè, comunque 96. 96, se volete puntarci comunque un profilo magari come no, che non in tanti che non in tanti prenderanno, magari sarà uno di quelli che potrà nella GDSR. Io vedo di più, che ne so, un O'Connor, sì, o anche Nampeter, che vi dà forse un po' più di garanzie, le famose garanzie, perché Nampeter di garanzia, no perché oltre c'è un limite a tutto, c'erano anche le garanzie. E comunque Nampeter ha vinto già in carriera una tappa al Giro, una tappa al Tour, quindi comunque è un corridore che in ottica fantacycling potrebbe darvi qualche Guillaume Martin o Guillermo Martin, Guillaume Martin. Lo vedete? Martin, eh? Esatto. Come lo vedete sto ragazzo? Ma io non l'ho visto benissimo. È un filosofo. Ascolta, Davide, come lo vedi, Davide? Vai. Io l'ho preso ad una lega e per me può fare magari come alla Vuelta l'anno scorso, può fare tante fughe, non lo so. Bravo. Per me farà abbastanza bene. Ci capisce, perché senti, non è uno da classifica. Se anche lui si impunta, vuole fare classifica per forza, finisce fuori. Vado un categorico su Parepent. No, povero Parepent, è bravo. Ora Padu non fa il grosso perché ha vinto due tappe. No, ora vincerà sette tappe. Sente superiore. No, però Padu ci è piaciuto forte. È forte, vero. Baccani anche lui lo vede male. Male, vabbè. No, io lo vedo bene in fuga. Deve smettere anche lui. Devono smettere tutti questi. Ma forse il Delfinato l'ho capito. Boh. No, non lo capiranno mai. Capito? È una malattia mentale che si insinua nei ciclisti e non passa mai. Capito? Cioè, ogni anno riprovano a fare classifica. C'è gente che prova da anni, per 20 anni, a fare classifica e fallisce regolarmente. Capito? Poi magari con una fuga rientrano e riescono ad arrivare noni, allora entrano nella top 10 e allora dicono, allora vedi, ce la posso fare. No, allora la classifica la possono fare solo in 5 o 6 dall'inizio, poi uno ci si può ritrovare per le fughe, eccetera. Qui ce ne sono, quest'anno ce ne sono, Arturo, 5-6 che possono fare classifica, gli altri no, non la faranno mai nella vita, capito? A meno di non fare fughe bidone. Tanto... Qui Davide ti definiscono già un piccolo Bertacchè. Sì, adesso prendo anche le formazioni e inizio a guardare su 10 siti diversi. Allora, fate un articolo su liste convocate per le Olimpiadi di Crono. Allora, Lorenzo, vi daremo tutte le informazioni possibili. Non vi preoccupate. Quando ancora però mai vi abbiamo fatto mancare qualcosa, infatti. Non si sa quasi nulla ancora. Non vi preoccupate. Vogliono i nomi dei Bertacchini per la Lega Continental, ma lì ci sarà una grande... No, una dicevo grande che per la Continental non è facile, perché 250... Chiaramente abbiamo fatto delle prove per buttare giù le regole. Effettivamente con 200 fantamilioni era molto difficile poter fare una squadra, perché comunque il bello della Lega è anche comprare... chi ti piace, no? Vuoi schierare chi ti piace, ed è chiaro che due o tre superstar ci devono essere in una squadra, perlomeno due, e poi fare una squadra competitiva, quindi ipotizzando due o tre velocisti, due o tre uomini da classifica e altri due o tre jolly in generale. E 200 erano veramente pochi, 250 invece si crea un po' più di c'è più possibilità, anche se non è una cifra esagerata, e poi lo vedrete facendo le formazioni. La differenza la faranno due cose, soprattutto. La prima, importantissima, è il capitano di giornata, perché al Tour de France dà parecchi punti se fa primo, secondo e terzo, quindi quello sarà importante, perché alla fine se uno non mette mai il capitano di giornata, uno mette il capitano di giornata e diciamo becca il podio 4-5 volte, comunque sono 200 punti in più, quindi quello fa differenza.
e poi chiaramente una formazione bilanciata, tanto i crediti non che spende tutto faranno la differenza, chiaro, quello poi fa parte del gioco, è un'incognita che però non puoi calcolare, quindi prendi quelli e speri. No, la puoi calcolare, ti dico come fai. Bertacchini si nasconde, ragazzi, del... l'ha no. chiamato dentro, eh. Va tirato dentro il Bertacchini. Ma è apprezzati i capelli. È un po' che non si vede, Bertacchini. Chiama, va tirato dentro. Secondo me è il momento giusto per tirarlo dentro. Sono andato dai corridori a chiedere direttamente a loro. Dov'è la Bertacchini? Non so se c'è, ma... Aspetta, guarda, scrivo su Telegram. Comunque, per capire chi cadrà, basta copiare la formazione del Mullah. La formazione della Lega, non quella, non io, è solo lì che funziona questa maledizione, capito? Non in generale, è solo quella della Lega che è maledetta. Quell'altra sono andato, lo rimetto, Aldo Anthony Succo, un attimo, te lo metto subito, vediamo un po' se lo trovo, dovrebbe essere questo, eccolo qui. E questo è il codice per la Lega Continental, 9 corridori secchi, P0, BT4, CLD. Questo... P come Pogacar, 0 esatto. come Renato Zero. Nelle vittorie di Almeida. Almeida, bravissimo. Poi B come Bahrain Victorious. B come Olivero Troia, 4 come i tour vinti da Froome. C come Colbrelli, L come aiutate la Porte, esatto. Landa o la Porte, esatto, e D come Domodossola, che la rosa della fortuna era Dumoulin. E questo qui lo rimette anche Camillo, bravi, insomma, comunque questo è il codice che potete giocare, bravo. B come Baccani. È giusto. Bertacchini è inviato speciale al campionato estone, esatto, per studiare i futuri fenomeni. B come Baccani, Camillo ha riportato il codice è quello qua. L'ultima cosa che io mi scordo, le ossa, stasera ce ne avete problemi. Ok, aspetta. Craig Anderson meno uno. C'era arrivato un commento che me lo sono perso. Diceva, il video di Davide sarà il primo video che arriverà a 1 milione di visualizzazioni. Può darsi. Allora. Sarebbe può darsi. Vabbè, se faremo 1 milione di visualizzazioni, sappi che sei assunto, Davide. dal giorno successivo sei assunto. Ora magari me lo paga Baccani. Contratto, esatto, sì, con gli, un euro al giorno di Baccani prenderai. Quello è il tuo contratto. Se ti sta bene, però scherziamo chiaramente. Meglio di nulla. Allora, raga, che altro dobbiamo dire stasera? Come, no, aspetta, facciamo due domande a Davide interessanti. Vai. Come ci hai trovato, Davide? Che senso, come l'ho trovato? Come hai scaricato l'app? Come mai sei arrivato a Fantasacchi? Da dove sei arrivato? No, vi ho scoperto già l'anno scorso quando c'era la Vuelta, mi era capitato per caso da un amico. E poi ho iniziato a vedere le vostre live dalla prima, dal UE Tour, perché il ciclismo a me è sempre piaciuto, anche se la mia prima gara che ho visto veramente poco tempo fa era il Fiandre del 2013 o 2014, quindi poco tempo fa. Sì. Però sempre uno sport che mi è piaciuto negli ultimi anni, come magari è capitato a molti qua in chat, magari si era un po' persa questa passione, voi l'avete fatta ritrovare. Grande. Mi è piaciuto di nuovo il ciclismo e adesso sto prendendo la maggior parte del tempo incollato al ciclismo, a controllare, eccetera, perché sì, è uno sport comunque molto bello, molto sottovalutato. Che sport fai, Davide? Che sport pratichi? Io ho fatto anche ciclismo per un paio d'anni, poi però ho smesso perché è uno sport che ti chiede tanta fatica. Ok. Però bene, insomma, è un praticante, quindi. Sì, ci ho provato. Bravo. Pensa, la follia del fantacycling è questa. Quando si faceva il primo anno, perché ero primo, io ero forte nelle gare iniziali, tipo... l'uomo delle gare australiane. Sì, in Australia, me l'hanno levate e quindi non vinco più niente, praticamente. Però dominavo
il ciclismo è fantasia, grande Samuele. E quindi praticamente mi sono ritrovato, mi sono ritrovato il primo anno a addormentarmi alle 10 di sera, 11, svegliarmi alle 3, alle 4 di notte per vedere l'arrivo del Tour Down Under, perché stavo dominando. L'anno che lo vinse Impey, no? Il primo anno che si fece tra di noi. Non ti sento, Mullat, sei mutato. Non hai guardato bene, perché al mercato ti ho distrutto poi. Sì, poi comprò un po'. Neanch'io ti superai. Sì, no, andare al bar totale. Al mercato di riparazione presi Pogacar, Godù. No, è l'anno 2019, prima, l'anno prima. Pogacar, quando vinse il Tour di California, che ancora nessuno se lo... se lo conosce. Poi mi presentai con TJ Van Garderen in quel Pogacar, Godù, Higuita e Lambert, il povero Lambert. Esatto. Poveraccio. E lì la squadra svoltò. Così. Quest'anno, allora, visto che ci fa il personaggio, però quest'anno dov'è? Dove sei? No, dove sei messo? Quest'anno lascia sta, solo cadute e basta. Cioè, come sei? Ultimo, come sei? Forse, non so. No, è ultimo, è Pavel, il corridore generico. No, non sono ultimo. Vabbè, dai. Sei penultimo. Ma ragazzi, la Lega qui la sta dominando un certo Gewiss, un certo Pérez Quaffio, lì. Con 10 anni, ma già ha fatto 20.000 punti. Che... Lore con il suo Jorgensen, sempre lì, bello. Io sono dietro a quanti punti? No, 2007. Ancora tutta aperta. Beh, io lo dico. Se Roglic salta, e Carapaz vince, mi può recuperare la grande. Questo è fantascienza. Non si può mai sapere, non si può mai sapere. No, però, ma non per la Lega. Lui è in scia, però io devo dire che ho fatto bene, perché ad esempio a Tour de Suisse, cioè, ho avuto sfortuna anche che la Philippe si è ritirato perché è nato bene. Anche bene, cioè, ha raccattato anche troppi punti. Però poi mi sono rifatto con delle strategie molto mirate, vincendo le tappe, Gino Meder, preso la riparazione. Cattaneo si chiama live ora, perché te li devi accendere un cero a Cattaneo, un cero alla Madonna. E poi Bissegger, insomma, non è che... Ascolta un po', ma la gara olimpica a proposito, visto che è a Tokyo, a che cazzarola di ore la fanno in Italia? Come la finale di Coppa Intercontinentale tra Milan e Nacional di Medellin. Sono in anticipo, Fede, quindi tipo se lì sono le partono alle 7 la mattina. Mezzogiorno, mattina molto presto. Sì, partiranno presto. Esatto. Ok, no, era per capire un attimino. La mattina... Io sono settato sull'orario australiano. Ti ricordi i mondiali di Corea e Giappone? Si sveglia alle 3 del mattino per guardare. Ti ricordi i mondiali di Corea e Giappone con l'arbitro Byron Moreno? No, erano rimossi. Era la sera, no, la partita, e era in ora italiana, era tipo alle 2 del pomeriggio. Quindi fate un calcolo, invece di fare questi discorsi, fate un calcolo ben preciso. Se te pensi che il Tour Down Under finiva alle 4 di notte, ore locali. Il Tour Down Under finisce alle 3-4 di notte, più o meno, se non mi ricordo male. Quindi, in teoria, in Giappone, dovrebbe essere un paio d'ore di ferita. Sarà allora, le sette ragazzi, allora mettiamo che partono a Tokyo. Ora sono le 5:54, si vede, e questo non ci dà una mano perché vado in balia. Quante ore c'è di differenza? Sono 7 ore di differenza, no, 7 ore. Quindi se finisse alle 5 di pomeriggio, vuol dire che alle 10 la mattina finisce la gara, più o meno. Sì, più o meno. 10-11, infatti ce lo scrivono qui, 10-11 più o meno. Arriva alle 11, mettetesi lì che insuppi il cornetto. Per la partenza si potrebbe fare una diretta, voglio vedere chi c'è alle 4 di notte. Sì, secondo me. Ma io alle 4 di notte. Io alle 4 mi sto svegliando, ora guardo Shameless. Mi rialzo precisamente sull'attacco devastante di Jakob Fuglsang, che lascerà lì tutto. che mentre fa l'attacco è lì che farà il video saluto a Mullat. Esatto, sì. Talmente tanto proprio cicciottola, capito, in quella corsa, capito, c'ha energia da vendere, farà anche un video e poi dopo sto partendo per te, capito, cioè, e se ne va. Esatto. E saluta tutti con sullo sfondo il Monte Fuji, capito, bellissimo, una storia
Monte Fuji, che per chi è appassionato di manga, di fumetti giapponesi, il Monte Fuji è onnipresente in tutti i manga giapponesi. Praticamente c'è un Monte Fuji in ogni città giapponese. Vabbè, c'ha un valore di sacralità, capito? Sì, sì, sì. C'è anche quella, ora vabbè, questo ci casca, c'è quella foresta un po' lucubre e macabra dove la gente va lì e tipo si impicca all'albero. C'è queste leggende via allucinanti in Giappone, La leggenda è una cosa, guarda, il Giappone è un viaggio che vorrei fare. Bene, guarda, se non ci fosse stato il Covid sarei veramente andato a vedere le Olimpiadi, perché proprio il Giappone preparati in saccoccia un bel po' di soldi. Vabbè, però il Giappone per me merita di essere visto, perché è come essere su Marte. Secondo me è proprio tutta un'altra cultura. Io sono appassionato di manga e te l'ho detto, se non c'era il Covid andavo a vedere l'Olimpiade. Se sei appassionato di manga è sicuramente un'esperienza da fare. Allora, giustamente noi che stiamo parlando di manga, fumetti e cose varie, l'abbiamo fatto. È vero, Nicola. Ma perché l'abbiamo fatto? Non è che qui si fanno le cose a caso. Perché? Grande Sputnik, vai, poi scrivi. Parlavamo dei fumetti, di manga e di cose. Perché? Perché ci saranno ancora le caricature. Le caricature, per certo. Il Tour de France. Quindi, stiamo ultimando. Stiamo mettendo la papalina e il pizzetto biondo a una caricatura. Non lo so, che se qualcuno sa... Scusa, ho detto papalina, che cazzo La, la bandana. La bandana, Stiamo questo mettendo la... È già un indizio un po' grande, insomma, questo della bandana e il pizzetto biondo. Comunque ci saranno nuove caricature per il Tour de France, le stesse che avete visto per il Giro d'Italia, quindi collezionatele, le potete mettere come avatar nel vostro profilo e poi completare nell'apposito spazio le vostre, le figurine che ci saranno lì, quindi io parteciperò al tour, lo dico con il Kaiser Jan Ulrich. Sì, okay. Sono deciso se mescherarlo con la maglia gialla o con la maglia Telecom, però te Davide non sai chi era Ulrich? Lo sai chi è più Ulrich? Ulrich era un ciclista degli anni 90 e inizio 2000 che potenzialmente era un fenomeno, poi si è un po' perso per strada, ha fatto tantissimi podi al Tour de France, l'ha vinto uno nel 97, ha vinto anche una Vuelta di Spagna, era un corridore veramente una bestia, spingeva dei rapporti in salita allucinanti. Era un crono fondamentalmente, che andava anche in salita inspiegabilmente. No, però andava in salita sulle salite di passo, tipo Andorra Arcalis, c'è un attacco allucinante. Però sulle salite un pochino più insidiose Pantani lo mazzolava. Capisco per perché tu rida, Ulrich ce lo ricordiamo alla cronometro di Pontedera, di cui Fede ha un cimele alle sue spalle. Giustamente Samuele Bimbi dice che beveva più birre di Baccani. Sì, esatto, forse Ulrich Baccani ti batteva. Però quella volta lì io mi ricordo, insomma, tutti noi eravamo sulla strada a vedere quella cronometro, quando vidi passare Ulrich ebbi l'impressione di vedere passare uno che aveva il motore, non in bicicletta, con la moto, andava veramente forte. Era devastante. Era veramente, aveva un motore non da poco, ecco. E poi in salita, appunto, come ha detto il Mullà, andava anche lì. Contro ogni legge della fisica spingeva forte. Io rispetto le leggi della fisica, le rispetto proprio con grande sacralità. Pedali, ma rimani fermo. Capito? Esatto. È la strada che ti scorre sotto. No, hanno fatto una domanda per la Lega Continental. Allora magari poi lo cambiamo. Camillo, visto che sei online, probabilmente mi stai sentendo. L'hai settata con cambi illimitati fino all'inizio del Tour de France, quindi la gente può fare la formazione e cambiarla quando vuole prima del Tour de France? Però in realtà non credo, perché essendoci solo 9 corridori, e essendo se la schierate non la cambiate più, ragazzi, quindi attenzione. Se voi schierate 9 corridori, poi saranno sempre quelli schierati e non si possono cambiare, quindi se la volete cambiare non schierate la formazione, perché al momento che la schierate rimane quella. Quindi occhio. Occhio, comunque aspetta, voglio fare una domanda a Davide. Te quando hai iniziato a guardare il ciclismo, no? Quando hai iniziato a appassionarti al ciclismo, chi erano i corridori che stavano dominando, comunque chi erano gli idoli del momento?
Visto il primo giro a tappe, vero che ho visto è stato il Tour di Nibali, quindi Nibali, Contador, Froome, Beh, poi in insomma, quindi, quell'epoca perché. corridori forti, corridori, vabbè, comunque dai, abbiamo capito, insomma, ti piacciono i corridori di talento e di classe, quindi sei un vero intenditore. D'accordo. Allora, come inserì, Ulrich poteva Sì, vincere già quel tour, concordo in pieno, perché andava veramente, veramente forte anche lì. Era un po' quello che vabbè, era successo poi dopo con Froome quando vinse Wiggins, giusto, Fede? no, Dici? perché Ma vabbè, Froome diceva che no, Rins lì bastonò tutti a Lourdes Acam, però vabbè, vabbè, stendiamo un velo pietoso, vabbè, anche lì però era, insomma, anche Ulrich Froome lì comunque. arrivò bene, mi pare arrivò secondo o terzo Ulrich in quella tappa, comunque arrivò diciamo molto avanti a Indurain, che andò in crisi paurosa in quella salita, e lì Ulrich si vede che andava anche in salita tra le altre cose, però non aveva il passo di Rins, insomma non Beh, capitò lo mai, rivoglio anch'io Contador, lo rivorrei anch'io. non Penso non capitò solo mai in quel tour lì che Rins staccasse, rischiato. scusami, Ulrich staccasse Rins in salita, però Sì, vabbè, ok. sappiamo tutti insomma che era un po', diciamo, No, no, beh, comunque, poco rotta la più prestazione di Rins. o meno, comunque sia Froome lì andava forte, però Ulrich lì forse ebbe anche il rispetto del corridore più anziano di lui, ciclisticamente parlando. Allora, raga, che dobbiamo dire ancora? A parte quello che abbiamo già detto, Beh, posso siamo. farvi una domanda per Vai, il certo, calcio? vai. Anche due. Allora, chi prendereste tra Kelderman e Oran, contando che Uran. Kelderman ci sia anche un po' di più? Uran, perché a me Kelderman mi fa cagare. Anche io prenderei Anche Uran, gli darei a fiducia dopo che ha fatto un buon Tour de Suisse. Dai, me, però. Per me secondo Uran è più fresco perché ha fatto meno corse. me. Non ho capito la domanda. Meglio Kelderman o Uran? Seconda, seconda. Sì, siamo tutti concordi con il buon go go rigo go. È una Aspetta, scommessa, quest'anno cioè, almeno Simone fino a ci sta almeno. quel Tour de France lì. Io dopo, cioè, dopo la storia di Rins, così per me l'ho quasi cancellato. So delle tappe in quel Tour. Mi sembrava che Ulrich non avesse mai staccato Rins in salita, andava di più a cronometro. Quello sì, quindi magari lì sbaglio io. Ma perché quel Tour de France lì ce l'ho un po' su qui. Dicevi, scusami, vai. No, niente, dicevo almeno Uran è simpatico e lo tifi volentieri. Guarda, si può È un veramente fare. corridore. Bello tirato. Io Sì, vedo bello sì. tirato. Io vedo più in forma Ah, dell'anno scorso. È Kelderman, stato il figliolo. veramente. Sì, è bravo. È stato Kelderman. È Caldermatt, insulso. È come dicono. insulso. È un No, corridore. allora, diciamo, non usiamo aggettivi anche lì, però. No, ma te pesi troppo le parole. Kelderman. Insulso nel No, io senso. non è che penso troppo le parole. Che Se non è tu mi né dici che non mi carne. insulto, io mi incazzo e vengo a prendere a schiaffi. Però, come giustamente farebbe Calderman, vedi, E un coglione Kelderman che verrà a cancellare vieni, la scheda vieni, e ti esco picchierà. dalla live, esco Adesso dalla aggiungo il per mio questa caratteristiche parte non è velocemente. proprio il tuo preferito, dai, si può fare insomma un po' di giri di parole. No, Ah, non è né carne né pesce. Io non ho sì, ancora dai. capito che Non è più gregario, corridore dai, di Dumoulin, lo è. Cioè, diciamo. sì. E ora il diciamo mio a se no. casa sua ve lo prende a schiaffi stasera, vedrai che. È vegano, ecco, l'aggettivo è vegano, perché se non è né carne né pesce è un vegano, Kelderman. Cioè No, non mangia Kelderman, niente. ascolta, Kelderman, ascolta, allora, parliamoci chiaro, dai. Kelderman, guarda, è anche un buon corridore, no? Che ha sempre fatto il gregario, ha avuto qualche occasione qua e là, per vari motivi, poi ha avuto milioni di cadute, non so, io non so come fa, se è sempre vivo quel ragazzo lì. No, guarda, che se A voi chi lo dissi vedete. cacca secca, ragazzi? A chi lo dissi? Credo a Valoarte. Ah, no, lo dissi, no, lo dissi. Aspetta, cacca secca. È sul palmarès storico A Menkes forse no, anche. Sì, era. Sì. dell'Inghilterra nel ciclismo, il palmarès storico. Sì, è la tua quindicesima Ma voi, querela, davvero? credo, delle Voi? 35 che hai collezionato Ma durante questi seriamente, anni. davvero? Voi sapete quali e quanti infortuni ha avuto Kelderman? Tanti, tanti. Credo almeno Tantissimi. 10, No, ma cioè 5 tantissimi sicuro. gravi proprio alla spina dorsale, alla Alla cervicale, ha testa. rischiato di rimanere paralizzato, cioè ha avuto veramente di tutto.
E quindi già per questo comunque va apprezzato, perché è sempre tornato e comunque è, come persona lo rispetto. Ragazzi, tutti i ciclisti, no. dall'ultimo maglia nera della corsa più inutile della storia a quello che vince il Tour de France vanno apprezzati tutti, perché io non dicevo già allenarsi un giorno come un ciclista professionista bisogna avere già le palle così quadrate. Io ti dico che lui comunque ha avuto degli infortuni gravissimi che potevano fargli finire la carriera più volte. Era un regalo comunque, no? Io sto guardando, sempre il sondaggio, che siamo arrivati a 214 voti, e c'è O'Connor che è lì, ora ne sono 36 36-36, te hai votato O'Connor, io ho votato 36-36. Ricordiamo che prima ha vinto Sagan, giusto, col 40% dei voti. Sì, ma per me... Alla prossima diretta facciamo maglia bianca e maglia gialla, Vabbè. Anche se Mullà chiaramente sa già chi le vince. Comunque dicevo, è comunque tornato e poi si è ritrovato per vari motivi che è difficile anche forse da capire a fare il capitano, e lui è quello lì, cioè nel senso non emoziona, non è un corridore che emoziona, non è un corridore che ha grandi picchi, capito, che è un corridore medio buono, che può fare dei risultati perché si difende a cronometro, si difende in salita, abbastanza completo, e quindi non emoziona, cioè non è un corridore da chi avrà tanti tifosi, a parte c'è chi batte Keldermatt, ma Mulà, se tocchi il microfono sento un casino, non tocca, ma si sente basso se lo allontano. Sì, no, però non tocca, cioè tieni le mani sul dito, ma non sul microfono, se sente fa chiocchio, sente casino. No, perché capito, cioè stavo evitando di scatenare una rissa in casa che è peggio della tua con Kelderman, capito? Esatto, che è già lì Kelderman, è sotto casa tua. Raga, io direi che si può anche chiudere, così, giusto per... Allora, io direi di riassumere un attimo. Allora, in questi giorni la Lega Continental. Li facciamo vedere il codice se vuoi. No, volevo dire innanzitutto che rifaremo un video reaction alle vostre formazioni, quindi da domani, domani all'altro metterò una storia su Instagram e poi se ci taggate su Instagram salviamo lo screenshot delle formazioni e poi le commentiamo. Ora non so se si farà in live o se si farà preregistrato il video. Domani esce il video di Davide che ha fatto su di noi, che sono 17 minuti di risate. E sì, 40 minuti rispettati senza 40 altro. Minuti anche stasera sono canonici, esatto. Ci siamo. Come sì, vabbè, ci siamo più o meno. Tutta colpa di Bonoro. E non so se Davide, mi stanno parlando troppo. Cosa cazzo vuol dire questo Savi? È un altro da bannà questo, secondo me. Come si fa... No, Frank Dragon ci segue sempre. Perché? Come si fa Frank a tenere la mano sul dito? Uno storico. Perché gli hai detto, invece, tieni la mano sul microfono, hai detto, tieni la mano sul dito. Ha detto questo, ho detto. No, Frank è un grande. Scusa, allora Frank salutiamo. Perché tanto combanno le persone, capito? Quindi ti manca, però è l'ebbrezza, esatto. Comunque è vero, è come un po' le salite in discesa, tenere la mano sul dito. Esatto, più o meno, esatto. Probabilmente Maiali Selvatelle sta usando anche questa tecnica ora che si allena la mano. Cioè, pensate, le salite in discesa e la mano sul dito. Baba Yaga fa questa domanda donando 2 euro, perché Brunella Ballor, che era la squadra che aveva vinto l'anno scorso, com'è quest'anno classifica? Ora tanto metteremo, io, ragazzi, c'è una da fare questa traduzione multilingua che ci ha levato un bordello di tempo e l'aggiornamento internazionali, come vedete, sì, perché bisognava rispondere alla concorrenza e quindi abbiamo fatto questa cosa non qua. Esiste concorrenza. Vabbè, sì, e quindi niente, quindi ci siamo dedicati a questa cosa qui all'improvviso, non era aspettata questa internazionalità, doveva arrivare a gennaio 2022, non ora. Però abbiamo deciso di andiamo oltre. Abbiamo deciso di esagerare e quindi abbiamo messo in stand-by leggermente il nascondi formazione che comprendeva questo piccolo abbonamento che avevamo fatto, con la possibilità di cercare tutti gli utenti nel campionato e praticamente l'app diventerebbe un piccolo social network dove puoi seguire la gente e la gente può seguire te per creare anche una classifica delle persone che segui. E basta, quindi creare un campionato nel campionato. Era una cosa che doveva uscire, diciamo, prima del Tour de France. Con questo multi-etnia dell'applicazione l'abbiamo leggermente
messa in stand by e sarà, credo, durante o dopo il tour, ecco, una cosa del genere, comunque prima della fine dell'anno, questo senz'altro. E questo è quanto, quindi non so al momento Prunella Ballor che fine è, però se voi guardate la classifica ai primi, ce n'è tanti che l'anno scorso si sono classificati comunque davanti, quindi vuol dire che la gente che sa è sempre paga. Lì, l'esperienza paga. La gente che sa è sempre lì. Io non so nemmeno come sono in classifica, che non l'ho, mi sembra io, 40esimo. Io sto risalendo. 46esimo, il numero di Valentino Rossi. 46esimo su 32.679. Allora, no, dicevamo appunto queste novità, video reaction, domani video di Davide. E domani poi, video di Davide. E poi giovedì prossimo faremo la, un'altra diretta per il tour. Video di Davide, ottimo. A ridosso, esatto. Ci mancano solo due cose, secondo me, che andranno aggiunte poi magari in futuro. Due momenti storici proprio, secondo me, di tutto questo percorso. Uno, la diretta con Di Leo dal bunker. E l'altro è quello di Baccani. L'altro di Baccani. È Baccani. Perché no, sarà il secondo capitolo. È vero? Ah, cioè, sei d'accordo, Davide? Guarda, Davide, se te metti Di Leo, quando metterai Di Leo dal bunker, mettici tipo, quando entra Di Leo, poi metti 3-4 secondi dove c'è tipo il filmato della NASA, dove ci sono gli alieni, no? Per creare un po' di suspense. No, perché secondo me cioè, è bellissimo il video, è bellissimo, va bene così. No, cioè, fatto stra bene. Come momenti storici mancano proprio un attimo come... proprio citazione quello di Di Leo dal bunker e Baccani in crisi. Sì, Baccani lo volevo mettere fino all'ultimo, però poi mi veniva troppo lungo il video, allora ho detto perché tu sei l'unico che rispetta i 40 minuti, bravo. Sì, ma il video è fatto bene, poi lo vedrete domani, ragazzi, perché ha raggruppato tutte le stronzate che si è detto a gruppi ben precisi con un filo logico. Sì, sono tutte le cazzate che ha detto Piazzano, esatto. Che praticamente sono, penso, solo le cazzate di Piazzano. C'è letto, poi ci sono momenti, insomma. Poi c'è tutti di arrivederci alla fine del Mullah. Arrivederci, esatto. C'è tutti i pronostici del Mullah. Le bombe del Mullah, poi cosa c'è? C'è Magrini che entra e dice una serie di cose. Cioè, sì, è fatto veramente, veramente bene. Cercate di tenere il filo logico delle vostre live. Ma infatti, ma io c'è un'impresa perché aggiungeremo poi, aggiungeremo poi in futuro. Aggiungerai anche di lei. Sì, probabilmente, farò un altro video con solo le domande tipo degli spettatori. E là magari ci metterò più editing. No, ma a parte che sei bravo, questo ragazzo, ma te come tu verrà a scuola, vero? Lui ti va bene a scuola? Sì, vado abbastanza bene. Sì, immaginavo. Ma è bravo, ma già che vede uno youtuber cerca di fare esatto. Il video l'hai montato bene perché c'è anche le musichine in sottofondo, tagliato bene, quindi c'è anche una buona mano, no, nel farlo. Io, guarda, lo volevamo fare noi, onestamente, Davide. Ma avevamo già mollato l'idea perché è uno sbattimento assurdo di guardare tutte le live. Non ho voglia di stare guardando tutte le live. Io ho iniziato a riguardarmi le live quando tra la Ligia e Romandia, soprattutto. Ma al di là della tecnica, che assolutamente poi si fa con l'esperienza, è indubbio, ma è proprio l'idea, secondo me, quindi è la testa che dà la testa che dà la marcia in più quella roba lì, quindi bravo. Nel frattempo c'è Padun che dice vincerò per te, comprami. Bravo, compralo Padun che è forte. Allora raga, che dire? Altro da dire? Di Leo dal bunker scrive, probabilmente l'hanno liberato giusto qualche secondo. Ma fa più share la partita nazionale o la live con me e Baccani? Non lo so. Se il ciclismo fosse al pari livello del calcio in Italia, ce la giocheremmo bene. Sì. Comunque, vabbè, ora basta. Cioè, no, Piazzano che rifà il letto, sì, chiaro. Cioè, ovvio. Ci sono i piedi di Piazzano, c'è un po' di cose. Niente. Vabbè, non c'è altro. Allora, la prossima diretta. Allora, domani video di Davide. Poi, si è detto, facciamo un video reaction. Crediamo di farlo stavolta di sabato e domenica preregistrato. Poi, in settimana prossima, ora vediamo se martedì, mercoledì o giovedì, faremo la live con la formazione del tour. Tendenzialmente giovedì forse. Perché tendenzialmente giovedì perché ci avremo la sicurezza definitiva. Del cartellista, esatto.
Io mi con il ritiro di Craig Andersensore che si ritira prima di iniziare il tour. Questo è il piano di avvicinamento al tour. Vi ricordiamo la Lega Continental, vi abbiamo fatto vedere. Che dicevi Mulla? Ho detto che io mi sbilancerò in maniera imbarazzante, mi sbilancerò su tutto, proprio rischio tutto per tutto per il tour. Però proprio dichiarazione importante. Va bene, aspettiamo. E niente, la Porte gioca anche a calcio. Ah, gioca anche nella squadra. Cioè, come hobby fa calciatore professionista a livello internazionale, mi sembra, cioè, è una cosa normalissima, no? City e Spagna. Sì, prima, per passione. Prima era nella Francia, ma a calcio gioca nella Spagna. Fa come gli pare. Era troppo monotono, no? Perché lui, per lui il ciclismo io gli consuma praticamente un 30% di energie, capito? Samuele, non trova il profilo di Baccani nella lista. Perché l'altra volta abbiamo fatto il profilo di Baccani, il problema è che non è stato inserito perché non riusciamo a dargli un budget, siccome abbiamo detto che più di 60-61 un corridore non potrà costare, sarebbe troppo. E che Baccani costerebbe troppo e falserebbe tutto il gioco. Il costo di Baccani è equivalente al tasso alcolemico, più o meno. Soprattutto il post tappa, capito? Esatto. I festeggiamenti. Vabbè, raga, invece di mangiare le patate a Alessandro Baccani danno la birra. Bacconi anche c'era. Allora, raga, direi quindi siamo d'accordo, queste sono le prossime tappe. Nel tempo concludiamo il sondaggio. Ex aequo di O'Connor alla Filippo. Lo termino adesso in chiusura. Per la maglia a po'. Seguiteci sui social per quanto riguarda appunto anche le info sulla Lega Continental. Se non l'avete vista, per avere il codice, riguardate anche il video, ve l'abbiamo fatto vedere più volte in questo video qua. Quindi, che dire. Sarà un bel tour e saremo contenti di viverlo insieme a voi. Quindi noi ci saremo. Mulla, a te la parola. Au revoir. Perché siamo in clima transalpino. Giusto. Arrivederci a tutti, ragazzi. Grazie Davide, che sei stato grandissimo. A presto. Ciao a tutti.